I don't wanna see you go. Yeah. I just wanna let you know. Yeah. I don't wanna see you go. Yeah. I just wanna let you know. Yeah. It's you, my only love. You, my only love. I don't wanna see you go. Yeah. I just wanna let you know, yeah. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. This music's all I got, it's really all I ever had. This is what I start. Tell my mom and help my dad, I ain't here to make excuses. I'm here to make my name. Hard face emojis, but hey, bitch's name. A1 out, A1 drinking, one on home, still here to. Ed ecco a voi la mia nuova moto, ve la presento, è un Honda CBR 900 RR Fireblade del 92 e non lo so, non so ancora sinceramente perché l'ho comprata. L'ho comprata agli inizi di ottobre, quindi circa 2 mesi fa, praticamente ad occhi chiusi, non perché io non sappia che moto sono andato ad acquistare, ma perché questa moto era ferma da ben 7 anni. Dopo il flop che ho avuto con la Ducati, mi sono messo alla ricerca di una moto di un'altra epoca e di un segmento che non avevo mai avuto, quindi la super sportiva, impostandomi degli obiettivi che vi dirò tra poco. Tanto per farvi più chiarezza e trasparenza possibile, dato che alcune persone mi chiedono ancora che fine ha fatto la Kawasaki R6N, la Kawasaki R6N è stata venduta. Tutte le Ducati che avete visto nel mio canale ce le avevo in comodato d'uso perché lavoravo per la Ducati, e poi naturalmente quando mi sono licenziato le moto se le sono tenute. Dopo il Ducati Iperstrada ho avuto soltanto il Dominator. Kawasaki e Ducati, no, basta, non ci sono più. Come avete potuto vedere da questo piccolo e breve montaggio, è completamente originale. Le uniche due cose che non sono originali sono i colori dei cerchioni, che originariamente sono neri e l'ex proprietario li ha fatti bianchi, e il parafango anteriore che è in carbonio. Questa qui è una moto abbastanza importante, infatti è il primo Fireblade della storia Honda. È una moto che all'epoca ha fatto molto scalpore, pesava solo 2 kg in più del 600. Non è che sia leggeretta, però a secco pesa 185 kg e il 600 all'epoca pesava 183, quindi potete capire che differenza. Le sbarre immense che vedete nei fianchetti laterali non sono altro che il telaio a doppia trave di alluminio. Le forcelle anteriori sono di tipo tradizionale, le ho già provate e devo dire che sono delle buone forcelle, non sono le migliori che ho provato, ma sicuramente sono migliori di quelle del Domi. All'anteriore c'ha 2 dischetti da 300 mm con una pompa semiradiale e vi posso assicurare che non frena una minchia, più del Domi sicuramente, ma non siamo dai livelli di un Panigale. Al posteriore c'è un disco da 2,20, ma neanche lui non è che faccia proprio un grande lavoro. Ho già spurgato tutto quanto l'impianto frenante, adesso mi sa che andrò per il cambio delle pastiglie. Sempre all'anteriore troviamo l'ignoranza di questa moto, io la chiamo ignoranza ma sarebbe veramente il suo punto di forza. La ruota anteriore da 16 pollici, più piccola rispetto a quella posteriore che è da 17, per rendere la moto più agile, ingegnata dall'ingegner Baba. Come ho visto in molti documentari, questa qua è stata veramente una rivoluzione di quell'epoca. Infatti nel complesso era avanti quasi 10 anni rispetto a quelle altre case. Il mio meccanico di fiducia mi spiegava che quella moto era stata superata soltanto dalla R1 del 98, quindi ben 6 anni dopo la nascita del CBR 900 RR Fireblade. Come potete vedere dalla presentazione, la carena è molto forata, ha diverse forature nell'anteriore ma anche sotto nella carena. Serve per migliorare l'aerodinamicità della moto e renderla più agile nei cambi di direzione alle alte velocità. Naturalmente la posizione di guida ha dell'illegale, si vede proprio che è concezione vecchia, c'ha la sella che è enorme e te quando ti siedi ne occupi tipo un terzo e hai i testicoli attaccati al serbatoio. Il serbatoio in mezzo alle gambe vi posso assicurare che risulta veramente molto grande, non è una seduta comoda assolutamente. Si è distesi molto avanti verso il manubrio e i polsi fanno un gran male e non
non vi dico le spalle. Ha un serbatoio immenso che sono rimasto sconvolto. Più avanti vedrete il video. Ci stanno 26 euro di benzina. Neanche nella mia macchina ce ne stanno così tanti. E poi l'ignoranza scatta quando si va a puntare l'occhio sul tachimetro. Prima di tutto arriva sto telaietto che è attaccato tra il telaio a doppia trave di alluminio e il cupolino anteriore. Cioè, è un dettaglio che mi fa impazzire, vi giuro. Cioè, quando si va a prendere i semi manubri è come mettere le mani in galera. E poi il contagiri che è al centro, nello stesso quadrante della temperatura dell'acqua, con una spugnetta classica delle super sportive di un tempo, e il tachimetro separato per toglierlo quando si va in pista. Come vi ho detto, poi le selle del pilota e del passeggero sono delle vasche da bagno, sono enormi. Dietro a quel culone ciccione che avete visto, sotto la sella del passeggero ci sta anche un panettone, dato che siamo nel periodo natalizio. È veramente immenso. E poi vedrete quando viaggerò con questa moto che sempre sotto la sella del passeggero ci sono due ganci che escono e rendono disponibile l'ancoraggio dei bagagli. Ora con calma devo scoprirla anch'io bene bene. È molto particolare come moto e ha un fascino che è atomico. L'assicurazione naturalmente l'ho già aperta perché dovevo provarla per forza. Infatti ho già fatto due giri, ma le condizioni dell'asfalto, come sapete bene, d'inverno sono veramente pietose ed è molto pericoloso andare via in moto, soprattutto con una super sportiva così, senza controllo elettronico, senza ABS, senza alcuna sicurezza. Anzi, a breve vedrete il video che fatica che abbiamo fatto a salire sul Monte Grappa. Questa qui è una moto veramente cattiva che non perdona. Ad ogni aperta il culetto va dove vuole. Come vi ho detto prima, la moto l'ho presa a Verona, circa 70 km da casa mia, e ringrazio Zambe per avermi accompagnato, che quello è stato fermato con il Ducati Monster l'ultima volta. Vi lascio il video in alto a destra. Mi ha accompagnato con il furgone a prenderla e dopo essere stata ferma 7 anni non si accendeva proprio per niente. Dopo aver fatto il passaggio di proprietà l'ho portata dal meccanico, dove per prima cosa ho fatto fare un tagliando, cambiati pneumatici, spurgo freni, piccoli accorgimenti come le pedane che stavano per staccarsi perché molte viti erano smollate. Il serbatoio è stato svuotato completamente e pulito, come i carburatori sono stati smontati tutti quanti perché la benzina che era lì da 7 anni è andata in putrefazione, creato parecchi problemi al passaggio della benzina. Infatti la prima volta che sono andato a provarla e i carburatori avevano fatto ben due bagni nell'acido, la moto dava ancora problemi. Infatti fino ai 3000 giri andavano due cilindri su 4, come potete ben sentire dal suono. Questa che vi farò vedere è la mia primissima prova con il CBR 900RR. Ehi, ciao. Porca puttana, non ho parole. Puttana merda, bastardo. Puttana. No, no. Porca puttana. Oh, no, no, io mi ammazzo con sto robo. Porca puttana, drona bast... Ho già i mali polsi, fantastico. Sti gran cazzi. Porca puttana me, basta, fanculo, cazzo, culo. Dopo questa prova sono rimasto veramente amareggiato, mi stava venendo da piangere, volevo subito venderla perché la moto andava veramente male, finché il meccanico mi chiese di lasciargli giù la moto un'altra settimana per provare a fare un altro controllo e riuscì a togliere le ultime impurità che c'erano su due carburatori di 4 con una limetta. Ha fatto un ottimo lavoro, devo dire, ed è riuscita a farla andare. E questo qui è il giorno in cui l'ho portata a casa. Alla moto sono stati risolti tutti quanti i problemi. Adesso ho un CBR 900RR Fireblade funzionante. Questa qui è la seconda volta che lo provo, ma la prima volta che lo provo funzionante al 100%. Sono emozionato, devo dire. Abbastanza emozionato. Sono sempre io. Ciao, tutto bene? Ehi, come sei cambiato? Mamma mia. Oh, io vi giuro che la prima volta che l'ho provata ero rimasto un po' deluso, perché fino ai 3000 giri aveva un gioco stranissimo e funzionavano solo due cilindri su 4. Mamma, adesso è strafluida. Che robe. Mamma, che caldo. Ci sono tipo 4 gradi fuori, sto morendo. Che moto, cazzo. Ma che bassa che è per guardare se sto registrando o meno. Che bello, ho fatto 5 km, ho già mali polsi, fantastico. Mamma, ce ne vedranno delle belle con sta moto, cazzo. Porca puzzi. Mamma, mamma. Io non avevo mai provato una moto del genere. E carburatori, una para, cazzo, una para. Che bella. Madonna.
bello cazzo. Madonna, voi non avete idea che voglio che di provarla su un passo di montagna sta moto. Non avete idea che male che mi fanno i polsi. Io spero che il mio nuovo acquisto vi piaccia. So già benissimo che questa non è una moto da viaggi, ma io la farò diventare da viaggi. All'inizio del video volevo dirvi gli obiettivi che mi ero posto con questa moto, ma forse vi spoilererei dei futuri video che ho intenzione da fare, quindi è meglio lasciar perdere. Preparatevi per quando inizierà a far caldino che la tiriamo fuori. Per tutto l'inverno naturalmente mi farà compagnia il mio fantastico Domi. Se non sapete cosa regalare a vostra madre per Natale, ci sono le mie felpe disponibili nel mio shop che trovate in descrizione. Vi prego di dirmi la vostra tra i commenti di cosa ne pensate di questa moto. Come sempre, se volete farmi compagnia durante la settimana, mi trovate nel mio social network preferito, che è Instagram, e come Telegram e Facebook trovate in descrizione. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I just wanna let you know, yeah. I don't wanna see you go, yeah. I just wanna let you know, yeah. This music's all I got, surely y'all I